Siamo con il consigliere Gaetano Troncone per chiarire la situazione dello zoo di Napoli. Consigliere, lei ha presentato una denuncia rispetto all'acquisizione dello zoo da parte dell'imprenditore Floro Flores e all'affitto che l'impresa andrà a pagare al comune di Napoli per usufruire appunto di questo spazio. Sì, allora io ho avuto modo di consegnare 2 giorni fa al sindaco una lettera dove allegavo una serie di immagini, foto e alcune mie considerazioni in merito alla concessione che abbiamo dato attraverso un contratto di locazione, lo abbiamo dato attraverso una società partecipata del Comune di Napoli al 70% che è la Mostra Oltremare. Ovvero all'assegnazione del nostro zoo cittadino a una società privata. Questa società ha avuto accesso a questo contratto, diciamo a seguito di un fallimento, c'è stato un curatore fallimentare, so che sono stati fatti dei bandi, sono andati deserti, alla fine poi si è conclusa questo iter con questa soluzione. Io vorrei subito chiarire che sono assolutamente favorevole a quello che possa essere, diciamo, soluzioni o alternative che possano, diciamo, risolvere i problemi della città attraverso la formula pubblico-privato. È giusto che il privato debba ritagliarsi degli spazi, un profitto, non possiamo pretendere che un privato intervenga su parti della città, diciamo, senza, diciamo, il profitto o addirittura andando a perdere. Questo profitto però deve essere ovviamente commisurato a quello che si concede alla parte pubblica, a quello che sono i rischi e quello che sono gli investimenti. Noi nel contratto è ben definito, quindi preciso un contratto che è stato fatto a trattativa privata, quindi non ad evidenza pubblica. In questo contratto viene specificato bene e chiaramente tutto quello che la parte pubblica dovrà dare al privato, ovvero un canone agevolatissimo, parliamo di 83 euro al mese per i primi 5 anni, per poi salire a, mi pare, poco più di 2.000, poi 5.000, poi a 8.000, ogni 5 anni. Però va anche precisato, noi abbiamo dato un parco di 80.000 metri quadrati al centro della città, con un estimabile patrimonio floro-naturalistico, un immobile dell'Ottocento di 1.300 metri quadrati, che è stato classificato come rudere. A questo punto dovremmo valutare anche bene la definizione di rudere, ecco, perché è un edificio, a mio avviso, che forse poteva essere descritto diversamente, con un cortile interno, tra l'altro, di 600 metri quadrati. Abbiamo dato un immobile di 300 metri quadrati, un tempo adibito a bar e ristorante, e sempre all'interno dello zoo c'è anche uno chalet funzionante adibito a bar. Tutto questo ovviamente con gli animali che sono all'interno. Questo è stato dato a fronte poi di un impegno da parte della società di effettuare lavori di miglioramento per 6 milioni di euro. Questa è la parte, diciamo, un poco che innanzitutto come è uscito questo numero, 6 milioni, perché non di più o perché non di meno, e poi come il pubblico potrà tutelarsi affinché vengano fatti questi lavori. Allegato al contratto, io mi auguro che usciranno altri documenti, diciamo, esterni, anche se il contratto non ne parla, allegato al contratto c'è una serie di grafici molto generici, non in scala, con assenza di particolari costruttivi. C'è un cronoprogramma, però non è sufficiente il cronoprogramma perché deve essere supportato anche da un capitolato dei lavori. Deve essere scritto che materiale useremo, come li useremo, che quantità e soprattutto i prezzi, listino prezzi che verranno applicati, perché dobbiamo anche attenerci a dei tariffari che la Regione Campania ha. Quindi non c'è niente di definito. Tutto questo verrà stabilito e verrà a discrezione dell'ente Mostra d'Oltremare che di volta in volta dovrà avallare e approvare questi progetti, quindi con un forte potere discrezionale, visto che non c'è nessun progetto approvato in questo momento, dal momento che è tutto quanto tutelato e sorvegliato dalla sovrintendenza. E quindi abbiamo questo tipo di formula. Quindi io ho scritto al sindaco, io mi auguro che possa essere fatta chiarezza su questo aspetto, sono sicuro che ci saranno probabilmente altri strumenti,
in corso altri documenti o altri progetti che forse faranno chiarezza su questo aspetto. Questo progetto, diciamo, è stato voluto anche per salvare sia gli animali che sono rimasti all'interno dello zoo, sia i dipendenti che per 8 mesi hanno prestato servizio gratuitamente, perché quando appunto c'è stato il fallimento con la curatela fallimentare, i dipendenti non hanno percepito stipendio ma hanno continuato ad occuparsi degli animali che continuavano a restare all'interno dello zoo. È vero, non c'è dubbio che bisogna riconoscere un notevole sforzo da parte dei dipendenti che per diversi mesi hanno assistito gli animali, anche a proprie spese, dando tutte le cure necessarie affinché sopravvivessero in loco. Tutta la trattativa è stata sempre condotta ed è stato sempre dichiarato apertamente che questi animali non potevano essere trasportati. Proprio 2 giorni fa in questa sede abbiamo incontrato diverse associazioni, tra cui ci sono state associazioni animaliste molto accreditate e competenti, che purtroppo ci hanno rivelato un dato che era infondato. Gli animali potevano essere trasportati, nel punto in cui si trovano non sicuramente non vivono bene, le gabbie sono troppo piccole, sono considerate, addirittura loro manifestano anche la possibilità di poter fare un esposto contro il comune per maltrattamento verso gli animali. E per i dipendenti invece? Per i dipendenti sono stati riassorbiti da questa attuale società, non c'è dubbio che è stato importante dover salvaguardare questi 15 posti di lavoro, specialmente in un periodo così critico e buio per l'economia, però la mia domanda che io mi chiedo, era questa l'unica alternativa possibile, visto i costi, e quello che ci è costato questo salvataggio di posti di lavoro e la sopravvivenza degli animali in loco? Lei ha effettuato un sopralluogo all'interno della struttura dello zoo, dove oggi pare che siano iniziati i lavori. Sì, effettivamente ci sono dei lavori in corso che io ho documentato, è stata necessaria per me effettuare questo sopralluogo a seguito di una commissione consiliare dove appunto avevamo appreso del contratto e dell'inizio di questi lavori. Mi sono recato sul posto e però purtroppo devo dire, siamo stati fermati da alcuni operatori che ci chiedevano appunto quale fosse il motivo di questa visita. Dopo avergli spiegato, dopo aver chiesto qualche spiegazione, ci hanno rassicurato dicendo che erano in corso solo lavori di manutenzione ordinaria. Però dalle foto che poi potrete vedere allegate al servizio, evidentemente così non è. Abbiamo visto una serie di materiali di risulta accumulati, pietre di tuffo, conglomerati cementizi, che lascerebbero pensare che più a delle demolizioni. Ora, che cosa sia stato demolito, questo non è stato possibile verificarlo, però sicuramente non si è trattato di manutenzione ordinaria. Io sono sicuro che anche su questo verrà fatto una chiarezza, non c'è stato purtroppo modo di vedere nessun cartello che indicava gli estremi di autorizzazioni varie in questo punto, però io mi auguro di avere più presto delucidazioni in merito.